La 27esima giornata del girone C del campionato di promozione, 28esima, scusate, 13esima di ritorno, ha riservato qualche sorpresa, a dire il vero, anche perché come pianificato e raccontato nell'ultimo commento c'era qualche incontro diretto. E commentiamo soprattutto questi, che direi che hanno poi fatto sì che la classifica prendesse una piega un pochino diversa. La partita di Peccioli, alla quale ho assistito fra Picciolese e Valdarbia, ha premiato la squadra senese, che è passata in vantaggio su un calcio di rigore nei minuti iniziali, e poi si è dimostrata, sì, squadra solida, ma direi che ha avuto anche un po' di fortuna. C'è stato un gol annullato che lascia qualche dubbio alla squadra di casa, e quindi tutto sommato un pareggio avrebbe meglio fotografato l'andamento della gara. Ma tant'è, il Valdarbia sicuramente non ha rubato niente, ha costretto anche Bagagli a qualche parata super in azioni di rimessa. Quindi il Valdarbia mantiene la seconda posizione in classifica, perché come da pronostico, anche se di misura e non senza fatica, il Gracciano ha vinto ad Onoratico. Quindi 2-1 risultato del Gracciano che mantiene 2 punti di distanza sul Valdarbia. La Peccioleese è rimasta a 50, quindi a 5 punti a 2 giornate dalla fine dalla vetta, e direi quindi che è abbastanza difficile per la squadra nerazzurra guidata da Matteo Rossi. Ma quello che più ha sorpreso è che a 50 punti è rimasto anche lo Staggia, perché ha perso in casa dalla Bastri Volterra. E figurarsi, 3-0 il risultato, anche se un risultato maturato nel quarto d'ora finale, con il Volterra fra le altre cose in 10 uomini, quindi lo Staggia che sta varcando, Volterra che ha fatto il primo gol in contropiede, e poi sempre contando sul vantaggio ha così fatto questo risultato così eclatante. Importante sia per l'alta classifica, ma anche per la posizione del Volterra, che a questo punto ha staccato il Cascina di 3 punti un'altra volta, Cascina che a sua volta si è fatta battere in casa dal Montescudaio, 2-0 il risultato finale. E fin lì Montescudaio è una bella squadra che non per niente è quinto posto e tira appunto a fare i playoff. Cascina che ha sbagliato ancora un rigore sull'1-0 per gli avversari, è il secondo consecutivo e sicuramente le imprecazioni non mancano. Questa volta ha sbagliato Baldini perché Brondi era squalificato. Quindi Montescudaio che con il solito cinismo, con la solita vivacità e con la solita grinta vince a Cascina ed è quinta in classifica. Tiene il passo il Poggi Bonzi che ha vinto per 3-1 col Montaione e che è a 2 punti appunto dalla squadra di Tanagli. Questa volta tiene botta anche il Bientina, che però sicuramente per il quinto posto è abbastanza attardato, già perché il Bientina vince in casa dell'Armando Picchi, 2-1 risultato finale, e l'Armando Picchi è sicuramente una squadra che in questo momento è forse la più sofferente, perché nessuno si aspettava, dopo il pari ottenuto sul terreno del Valdarbia, questo scivolone interno. E sinceramente a questo punto l'Armando Picchi deve ottenere il massimo dalle 2 partite che rimangono per evitare la rincorsa del Cascina, perché il Cascina a questo punto fa la corsa proprio sulla squadra livornese. Detto questo, Montelupo e Montalcino pareggiano 1-1 e ci poteva stare, e Pitigliano che perde dal Guastice 1-3 in casa, tra le altre cose era anche rimaneggiata, e quindi agguanta al penultimo posto il Montaione. Che dire, che mancano 2 giornate, può succedere ancora molto, però direi che abbastanza è successo. La miglior differenza reti rimane quella del Gracciano a 20-26, Valdarbia segue a 20, quindi prima e seconda. I marcatori, cresce Bandini del Gracciano che è capo classifica a 15, Bonamici Peccioleese 14, Vadi 13, gioca nello Staggia, Vadi 11, Signorini e Ciolli entrambi del Montescudaio, 10 Bellandi del Valdarbia e la sorpresa Maccari del Volterra un 92, quando un 92 sicuramente incide molto, 9 Sciapi del Gracciano. L'attacco più forte rimane quello del Gracciano a 50 punti, Montescudaio 44. Difesa più forte quella del Poggi Bonzi addirittura a 18 punti, Valdarbia 19, Staggia 20, Montelupo 21. Attacco più debole Pitigliano 12, Montaione 20. Difesa più perforata Pitigliano 76, Montaione 47, Portuale Guastice 45. Le partite della prossima giornata.
Allora, a Volterra di Siena il Montelupo. Montelupo che ha vinto la gara d'andata della Coppa sul terreno del Montaione, scusate, del Montalcino, giocherà in casa mercoledì, quindi secondo noi si vorrà un attimino riposare, anche perché ormai la classifica non patisce più di tanto e quindi non può né andare in zona playoff né in zona playout. Quindi noi prevediamo che il Volterra possa vincere questa partita. A Montaione di Siena il Cascina. Il Cascina ha un imperativo, vincere, sperare che non vinca l'Armando Picchi o addirittura che non vinca il Volterra. Comunque sicuramente il Cascina deve ottenere 3 punti importanti. A Montalcino di Siena il Gracciano. E qui stesso discorso. Montalcino che deve giocare a Montelupo il ritorno. Quindi, e qui il Gracciano potrebbe essere avvantaggiato perché se avessero giocato la partita mercoledì, il Montalcino avrebbe potuto far valere tutta la sua forza che mette, ne solito, contro le squadre di altissima classifica, un'altissima classifica che nei pronostici poteva vederla sicuramente inserita, ma direi che tutto sommato il pensiero della Coppa può addestrarlo, quindi Gracciano che potrebbe essere indirettamente avvantaggiato. Lo Staggia è una squadra stanca, probabilmente ha patito una lunga rincorsa e va sul campo del Montescudaio. Montescudaio continuamente ottiene punti importanti fuori casa, almeno in casa, però adesso la quinta posizione non se la vuole proprio far scappare, quindi prevediamo per lo Staggia vita difficile, comunque una partita che può sicuramente dove può succedere di tutto. Portuale Guarticcio ed Onoratico, tutte e due sono sicure ormai dei playout, perché il Donoratico matematicamente no, ma sarà molto difficile perché ha 6 punti dall'Armando Picchi che è sest'ultima. Per quanto riguarda invece Bientina, ospita la Pecciolese, una partita di cartello, Bientina che è reduce da una vittoria che ha interrotto una striscia negativa, Pecciolese che però deve piazzarsi meglio possibile, quindi al di là che ancora matematicamente non è esclusa dalla prima posizione, deve ottenere il miglior piazzamento. Valdaglia Pitigliano, nessun problema, almeno sulla carta. Poggibonsi Picchi, qui può decidere molto, perché Poggibonsi insegue il quinto posto, l'Armando Picchi deve evitare il quintultimo posto. Quindi questa è una partita estremamente interessante, una delle 3-4 che ci sono. Sarà bello commentare cosa succederà, veramente siamo alle fasi finali di questo avvincente girone, che chiaramente, inevitabilmente, fra 180 minuti darà i suoi responsi.